Ragazzi, benvenuti, benvenuti, privet, privet a voi. Oggi voglio parlare delle donne russe. Piano che non mi senta, ti spiaccio in due, se no me le darei le donne russe. Dunque, parliamo di bellezza delle donne russe. Allora, i fattori genetici e l'estrema cura del corpo, ok? La fanno da padrona. Le donne russe sono considerate tra le più attraenti del mondo, ed è vero. Cerchiamo di chiarire dove sta il segreto del loro fascino. Allora, personalmente, ragazzi, a parte i lineamenti, sarete colpiti dai loro occhi. La maggior parte hanno gli occhi chiari. Mia moglie, oddio, mi ha colpito qualcos'altro, però voglio dire, gli occhi hanno poi fatto tutto il resto. Cioè, capite che se sono rimasto un attimino, voglio dire, non sono riuscito a scappare, ok, da cotanta bellezza che ti travolge, un fascino particolare, non lo so, comunque ogni scarafone è bello, mamma soia, no, a parte scherzi, ragazzi, gli occhi ti colpiscono molto e secondo me, comunque, per quanto riguarda il fascino, il colore degli occhi è quello che la fa più da padrona, ecco. Dunque, c'è una diversità per quanto riguarda la genetica, che l'ha fatta da padrona, ok? E niente, è inutile negare che appunto il fascino delle ragazze dell'est appunto colpisce molte persone. Dunque, questo perché le russe fanno parte di diverse etnie e di paesi diversi. E quindi questo miscuglio, ingrovigliamento di etnie ha fatto sì che i lineamenti e comunque la fisionomia, ok, appunto, i lineamenti siano tra i più belli e più affascinanti, diciamo incantevoli al mondo. Quindi la popolazione appunto è formata da etnie miste. Hanno fatto degli studi su questo tema per capire E hanno capito che le persone appunto con geni misti sono visti come i più attraenti. Allora, questo perché diciamo che inconsciamente, insomma, potenzialmente il miscuglio di geni, di razze, devo dire l'ingrovigliamento, no, a parte scherzi, voglio essere serio, quando si parla di donne io non capisco più niente, ragazzi, buoni che c'è, ti spiace due. Praticamente l'incrocio di geni comunque crea un'idoneità genetica e quindi più forte per quanto riguarda la prole. Quindi molto probabilmente nel nostro inconscio, nei nostri geni, si è attratti alle persone appunto un po' sì, appunto alle persone, anche alle donne come le russe, appunto. Quindi
Quindi lo studio dice che gli incroci hanno ha una maggior memoria genetica, anche perché li rende immuni alle malattie. Ecco perché si cerca e si vede più attraenti appunto queste persone con i geni misti. Dopo un altro fattore è che la donna russa si veste sempre, okay, a puntino anche, e si truccherà anche per andare al supermercato oppure andare a portare la spazzatura, ecco. E comunque, ragazzi, non è gratuita, cioè. Le donne russe si truccano, si tengono okay, sempre a puntino, anche per uscire, anche per andare al lavoro, anche se fanno lavori di un attimino, diciamo, generici, anche di pulizia, però saranno sempre okay, vestiti un po' a puntino, sanno scegliere i colori, i capi adatti a loro. E comunque un'altra cosa, sono molto molto sportive e quindi attente alla linea, non vi dico che ti spiazzo un 2 alle 4 del mattino quando va a correre, cioè, voleva anche a me un attimino, però insomma per fortuna che no, per fortuna però non posso fare i 10 km di corsa che fa lei, ok. E quindi me la sono schivata, ecco. Me la sono schivata, ne faccio meno, mi faccio la mia passeggiata. Ebbene, quindi attenzione quando incontrerete una donna russa no dovere, ma volere accompagnarla nelle corse, ok, 10.000 km di corsa, loro sono abituate e noi credo che l'italiano medio ancora non è abituato appunto alla corsa, ecco, alla vita un po' sportiva, anche perché alle 4 del mattino andare a correre, perché per dire alle 5 di mattina si inizia a lavorare, quindi un'ora prima e alzarsi anche prima per appunto correre, anche il più sportivo degli italiani non credo che proprio, ma loro sì. Dunque, le donne russe sono appunto, cioè diciamo che comunque il business della cosmeti, quindi anche il manicure, okay, i trattamenti estetici di buon livello sono apprezzati e ricercati le donne russe, quindi attenzione, attenzione quando vi sposate una donna russa, perché ragazzi, volete la donna russa dovete pagare, no? A parte i scherzi. Le donne russe sono autonome, indipendenti, guadagnano, lavorano, alle volte lavorano anche più dei mariti e quindi le cure se le pagano. State tranquilli, certo che insomma non pretendiamo di essere mantenute dalle donne russe perché ci possono dare pure un bel calcio nel sedere perché sono indipendenti comunque, ragazzi, e se c'è di bisogno lavorano e si impegnano per portare avanti loro la famiglia in caso di necessità. Quindi con una donna russa, ragazzi, sarete tranquilli. Ecco. Dunque, uno studio dice che il 37%, il 40% delle donne russo ha un'istituzione superiore. E quindi uno studio superiore rispetto agli uomini, anche se poi comunque è variata, però
Attenzione cari maschietti, perché comunque la donna russa ha una cultura superiore e le scuole, che ancora fa, le scuole, le università, in Russia sono più, diciamo, no, pesanti, però sono più istruttive rispetto a quelle italiane. Quelle italiane, sì, l'istruzione è più è maggiore, insomma. Quando escono dalla scuola hanno un grado di istruzione stavo pensando alle macchine, stavo pensando di dire performante, ragazzi, portate pazienza, aiutatemi. Più alto di livello, ecco. Bene. Allora, uno studio, adesso vado a leggere, uno studio condotto qualche anno fa ha dimostrato che le donne, ok, hanno sempre occupato un posto significativo nelle scienze, ok? E difatti, ancora nel 2016, il 40% degli scienziati erano donne. E quindi le donne hanno sempre predominato comunque, soprattutto in rami della scienza, come le scienze sociali, la medicina, oltre il 60%, scienze agricole e umanitarie. Nonché le donne vantano una maggioranza molto decisiva per quanto riguarda le scienze naturali, la chimica e la biologia. Ecco anche perché anche l'intelletto la fa da padrona alla grande per quanto riguarda il fascino delle donne russe. Comunque posso confermare anche appunto con ti spiaccio in due conoscendola quando mi imboniva, io dico imboniva perché parlando poi di politica, tra l'altro, quindi di futuro anche della Russia, quindi un po', ok, un po' curioso della Russia, un po' curioso della politica e niente. Quindi, ragazzi, un po', ecco perché le donne comunque sono considerate tra le più belle al mondo, ecco, molto bene. E comunque anche le donne dell'est, quindi non solo le russe, anche le altre popolazioni, comunque bei lineamenti, belle, ok, begli occhi, un fascino particolare, insomma, dovuto dai geni e dall'ingrovigliamento di razze, ragazzi. Bene. Ragazzi, grazie per vedere il video. Prossimamente parleremo del clima di Sochi, perché non tutti mi chiedete ma non tutti sono a conoscenza del clima reale a Sochi. Ecco, quindi si viene a Sochi, scordiamoci, buttiamo via il montone, buttiamo via la pelliccia. Non so cosa farò del montone, mamma mia, non l'ho mai usato. Vabbè, è troppo, troppo pesante, insomma. Perché Sochi non è in Siberia. Ragazzi, quindi state tranquilli, venite pure appunto a svernare a Sochi e rimarrete
incantati dalla città immersa nelle palme, nella vegetazione, nei parchi, ecco. Bene, grazie che continuate a seguire il canale, a cliccare sui like, ad azionare la campanella. Grazie per i commenti appunto per i commenti positivi che ci aiutano a sostenere il canale e anche a noi a continuare. Ecco, quindi ad essere presente e saremo sempre presente. Quando volete fare una vacanza, verremo a prendervi, ok? Sì, verremo a prenderli all'aeroporto e quindi vi daremo una mano un attimino, ok? E quindi saranno baci, abbracci, Covid, ho detto Covid, va bene, permettendo. Bene, pacà pacà ragazzi, al prossimo video, grazie di nuovo.